definiamo la sterilizzazione come un processo che porta alla sterilità del prodotto. Perché processo? Perché è composto da una serie di azioni che, seguite in modo corretto, portano per l'appunto alla sterilità del prodotto. Queste azioni sono la decontaminazione, la detersione, la sterilizzazione e lo stoccaggio. La fase di detersione è quella più delicata per la nostra assistente, in quanto è quella in cui può ferirsi più facilmente. La detersione può essere fatta infatti in tre modi: a mano, meccanica in ultrasuoni e meccanica in termodisinfettore. Le linee guida ISPES ribadiscono che la detersione è meccanica ed è preferire quella manuale, in quanto riduce significativamente il rischio di esposizione all'infortunio da parte della nostra ASO. Il termodisinfettore presenta indubbiamente dei vantaggi. Intanto una ridotta manipolazione da parte dell'assistente degli strumenti che deve sterilizzare. In secondo luogo, l'assistente non si deve più preoccupare di fare una concentrazione corretta del disinfettante, in quanto ci pensa la macchina. Non dobbiamo più neanche preoccuparci di quanto tempo dura la soluzione disinfettante, perché comunque di nuovo la macchina farà il procedimento corretto, e neanche di quanto tempo dura la soluzione concentrata, perché la sua variabilità dovuta alla temperatura viene annullata dal fatto che la macchina produce un ciclo completo e poi butta via il disinfettante. Quindi indubbiamente il termodisinfettore elimina l'errore umano. Esegue la fase di decontaminazione attraverso una disinfezione termica, quella di detersione attraverso un lavaggio con un detergente enzimatico e provvede anche alla fase di asciugatura dello strumento. A questo punto lo strumento è già pronto per passare alla fase successiva, che è quella dell'imbustamento.